Allora rientriamo in studio, ci ha raggiunto la dottoressa Teresa Squarcina, che è la vicepresidente dell'associazione The Banfield. Buongiorno Buongiorno. dottoressa, grazie per essere tornata a trovarci. Allora, è oggettivamente il momento, come dicevamo prima, fra l'altro, in cui spiccano le iniziative di solidarietà favorite anche dal Natale. Sarà un Natale abbastanza particolare, dove leggevo in questi giorni che i ministri vogliono far nascere Gesù 2 ore prima, ma vabbè, questo sono affari Ormai. loro. Nella fattispecie, questa mattina proprio l'associazione The Banfield ha presentato un'iniziativa che si chiama La Borsa che Dona. Sì. Di che cosa si tratta, dottoressa? Allora, si tratta di un progetto di raccolta fondi, evidentemente, in cui, come al solito, abbiamo cercato un po' di associare varie cose, per come, abbiamo costruito questo oggetto, questa borsa che dona, e abbiamo costruito una storia di dono. Nel senso, allora, questa borsa è fatta dalle volontarie dell'Emporio di Solidarietà dell'Associazione The Banfield, che ogni anno facevano il mercatino di Natale. Allora, quest'anno comunque sarebbe stato complicato. Abbiamo pensato a un oggetto che caratterizzasse proprio questo momento di solidarietà. Questa borsa, dalla creatività di queste signore, si è pensato: utilizziamo dei foulard di seta, facciamo un oggetto prezioso. Questi foulard li andiamo a cercare da chi ce li dona, e li trasformiamo in un oggetto per cui delle persone doneranno e noi in cambio daremo questo oggetto. Abbiamo scelto di fare una cosa molto lussuosa, molto preziosa, proprio perché c'è anche un grosso lavoro dietro. Molti di questi foulard, sono oggetti proprio personali che ci sono stati donati, quindi non è solo un qualcosa di materiale, ma anche, appunto, per molti magari è stato un dono del passato o un acquisto felice, e via dicendo. E quindi è tutta una storia un po'. Abbiamo deciso anche di cercare dei testimonial che condividessero con noi l'entusiasmo e anche l'orgoglio di questa nostra iniziativa. E li abbiamo trovati in Barbara Franchin di Hitz, in Mitja Gialluz, che sicuramente sapete chi è, e in Ariella Reggio. Sono tre personaggi importanti per Trieste e che rappresentano poi anche ambiti sociali e di significato della città: il teatro, la moda, l'economia, lo sport, e Barcolana, che è Trieste ormai diventata. E quindi aver trovato l'entusiasmo e l'approvazione da parte loro e la loro partecipazione a questo gioco, per cui hanno fatto delle foto con le borse, erano presenti stamattina online chiaramente alla nostra conferenza stampa. E quindi siamo qui oggi a raccontarvi, appunto, e a mostrarvi anche questi Ecco, facciamo vedere oggetti. Allora, intanto. questi sono i foulard da cui si parte nel lavoro. Sono in genere foulard anche molto spesso preziosi come cose. Le signore poi hanno lavorato intensamente, sono state fatte 150 borse, tutte diverse, ognuna ha un suo numero, una sua caratteristica. Queste signore, tra l'altro, appunto, hanno utilizzato tutto il periodo più duro del lockdown e quindi il gruppo è rimasto insieme, Sì, ho capito, pur pur lavorando lavorando visto. separatamente, all'interno di questo progetto da condurre insieme. Ecco, facciamo vedere. E da lì poi, queste sono una delle borse, questa è di Nora Ricci, mi pare, sono spesso firmate, questa di Dior,
sono perfettamente rifinite, con tenute in forma, foderate. Tra l'altro adesso mi viene da fare, come tipo la Mike Bongiorno, possono essere utilizzate sia da uomini che da donne, perché ormai insomma, sì, ne abbiamo di un po' più, uno prende un po' più scure, più scure, meno fioraccioso, per come vanno le cose in questi giorni, insomma sì, possono tranquillamente utilizzare, appunto, anche ce n'è. Io non ho capito il rapporto con i foulard. Il foulard è l'oggetto con cui viene fatta la borsa. Cioè, la partenza è questa. Ho capito. Vengono tagliati dentro, fatto col tessuto più rigido. Quello che noi vediamo originariamente era un foulard. Ah, ho capito, non avevo capito quello. E dentro poi appunto c'è anche un lavoro. È un lavoro molto di fino, molto ben rifinito con le cose, con la bretella qui che è con scritto la borsa che dona. Ho capito, quindi le volontarie hanno preso i foulard, in termini, quindi tagliati in modo da costruire, no, anche un qualcosa di armonioso, cui risalti quella che è la fantasia della borsa. Questa anche, ci sono le fantasie più splendide. La parte, diciamo, quella color oro è comune o combinazione? Cioè, l'unica cosa che è comune è il manico. È la bretella. Diciamo la bretella. Mi viene in mente come si chiama. No, casualmente qui ci sono due gialli. Ho capito. Poi, appunto, essendo un oggetto anche fatto, cioè, prezioso, chiaramente non viene dato in una sporta di plastica, ma viene messo in una scatola. Ecco, questa tranquillamente la può utilizzare anche insomma. Sì, torno a dire, abbiamo puntato a fare un oggetto bello. Poi diventa anche un'idea per sempre. Chiaramente siamo sotto Natale. È il mio mood alla Mike Bongiorno, davvero. È anche un'idea per il Natale. Certo, insomma, per il regalo, e guarda anche caso saranno a disposizione dal 1 dicembre. Ecco, quindi come si. Allora, è stato fatto un catalogo. Catalogo nel senso di con tutte le foto, perché sono tutte diverse le borse, non ce n'è una uguale all'altra. È stato fatto un catalogo che verrà messo online nel sito dell'associazione The Banfield, www.thebanfield.it, dal 1 dicembre. Ah, ho capito, non c'è ancora. Non c'è ancora, oggi è stata la presentazione ufficiale, perché il 1 dicembre è la giornata internazionale del dono e quindi ci associamo a questo tema, chiaramente. Un dono. Il nostro oggetto è nato dai doni di lavoro, di tempo, doni di oggetti da persone che hanno ritenuto di volerci aiutare e per donare cosa? Ore di assistenza, chiaramente, perché poi lì andiamo a parare. Ho capito, c'è una telefonata, sentiamo se ha a che fare con l'argomento. Pronto? Pronto? Sono Franco, volevo sapere, visto le borse dell'associazione del Bampi, che per me sono stupende, ma dove si possono trovare? Oggi internet c'è dei punti in città dove si. Non credo, penso che sarà. Allora, adesso comunque spieghiamo proprio come. Allora, si possono. Il prezzo che hanno, meno indicativo. Allora, non è un prezzo, ma noi chiediamo un'offerta che corrisponde. Ogni offerta un tot di ore di assistenza. Certo, non sono i 10 euro che cerchiamo, proprio perché per quello siamo qui a dimostrare la preziosità di questo oggetto. Una persona che
sceglierà di avere una di queste borse, avrà un oggetto unico e poi anche prezioso, perché è di seta, perché è fatto a mano. Quindi, allora, il catalogo e la possibilità di fare l'offerta sono nel nostro sito, con possibilità di pagamenti online e via dicendo, e poi o il ritiro o la consegna, l'invio tramite corriere della borsa. In alternativa però abbiamo anche la possibilità su appuntamento, certo, di venire in sede, di prendere appuntamento, certo, in Casa Viola, dove ha sede il laboratorio delle volontarie dell'Emporio, quindi prendere appuntamento e di venire in via Filzi 21/1 e quindi toccare con mano, pura distanza, gli oggetti. Ecco, cioè, proprio perché ci rendiamo conto che magari non per tutti è semplice fare gli acquisti online, e poi anche perché tutto sommato abbiamo piacere di incontrare le persone, no? Ecco, e quindi con la disponibilità delle nostre volontarie, che faranno, penso che saranno un paio di ore al giorno, adesso non sarà tutto scritto nel sito, quindi comunque su appuntamento, negli orari in cui possono andare meglio, c'è la possibilità di prendere direttamente in sede. Abbiamo ancora una telefonata, pronto? Pronto? Prego. Allora, buongiorno. Ero una mezz'ora in linea prima perché volevo parlare con i dirigenti quei del SPAL, no? E adesso no. Comunque mi saluto anche la signora, mi sono un'associata di Casa Viola, quindi ho dei problemi e lì tutto funziona a meraviglia, con una dolcezza, con un modo di trattarle noi, le donne o uomini di Casa Viola, meravigliosi. Primo, secondo, allora vi ringrazio anche voi, che è proprio una compagnia molto utile e anche dilettevole, quello che dite e che fate a tutti. Poi io volevo, questo era il mio problema, che io sono celiaca e abbiamo dei fondi che ci dà la sanità, sì, per comprare i prodotti, ma noi con questo sistema abbiamo un budget, adesso ce l'hanno molto ridotto, ma pazienza, e di andare in certi negozi come parafarmacia, da volta farmacia, ma adesso anche supermercati. Con la carta sanitaria, con la tessera sanitaria, io infilo sul, dove sapete voi, sul, sì, POS, non so come si chiama, e lì viene che ho diritto, quello che ho comprato non lo pago dentro il mio budget, no? Sì. Invece, tipo il Despalt, questo prima chiamavo, che ce l'ho a pochi passi e io non posso uscire, mandavo qualcuno e Despalt non hanno questo budget, neanche il Conad, per dire, ce l'ha solo la PAM e forse la COP, ma non potendo uscire. Ho capito. Mi dispiace perché la Vespar, così grande e interessante, non fanno questo servizio che è gratuito per loro. Però io, se compro il Vespar, i prodotti senza glutine, devo pagare. E probabilmente sì, non avranno. E sono molto cari, tra l'altro. Lo so, non avranno sottoscritto il. Non avranno sottoscritto la convenzione, probabilmente, perché credo che questo sia. Appunto, noi mettiamo dentro, no, non mettiamo niente, perché addirittura chiedo, c'è il servizio del celiaci? No, signora, non sappiamo niente. Non avranno firmato, speriamo che ci ripensino in ogni caso. Dai. No, speravo, visto che c'erano dei responsabili, che mettono una voce dentro qualcuno. Va bene, speriamo che stiano sentendo adesso. Grazie, comunque, signora. Comunque grazie, già che sono, grazie tante a Casa Viola, perché io sono degli anni che ho bisogno di loro, mi chiamano, mi aiutano, è una meraviglia. Ok,
Grazie signora. A tutti, grazie signora. Beh, insomma, fa piacere. Non che abbiamo pagato, eh. Fa piacere però questo tipo di cose. Quando appunto abbiamo le persone che vengono e ci parlano e che ci ringraziano, cioè tutte le fatiche, i sacrifici, le preoccupazioni anche che abbiamo talvolta, cioè, vengono ampiamente ricompensate da questa vicinanza. Allora, in questo periodo il vostro lavoro risente in qualche modo dell'epidemia e se sì come? Allora, risente nell'aumento delle richieste di aiuto. Stiamo parlando di Banfield in questo momento. Banfield e Casa Viola insieme, no? Cioè, Casa Madre di Banfield con Casa Viola attaccata. Abbiamo assistito con modalità varie da novembre dell'anno scorso a novembre di quest'anno 1600 persone. C'è una richiesta continua anche perché diciamo gli ospedali e le necessità degli ospedali hanno accentrato ampiamente le risorse e le necessità, e quindi il territorio, come ormai viene riconosciuto non solo da noi ma anche in tutta Italia, è quello che ha risentito maggiormente, il domicilio, il territorio, no? E quindi c'è una richiesta continua. Noi al momento stiamo continuando a seguire a domicilio una settantina di persone anziane che teniamo in monitoraggio, che seguiamo, che facciamo in modo che siano protetti e che non finiscano, soprattutto che non finiscano in ospedale, da cui rischiano di non uscire, di non uscire più. È cambiato il modo, questo parlo, sì, anche sono aumentate le consulenze più telefoniche che in presenza, ed è cambiato molto il lavoro di Casa Viola. Abbiamo dovuto trasferire tutto su una piattaforma apposita la formazione dei familiari dei malati di demenza, quindi tutti i corsi adesso si svolgono online sulla Caregiver Academy di Domodossola. Caregiver Academy è una piattaforma apposita proprio per la formazione, in cui vengono fatti i corsi, vengono inseriti documenti che possono interessare, e la scuola in questo momento è là, non possiamo più farlo in presenza, come abbiamo dovuto invece sospendere le attività più dirette, più partecipate, ma riprenderemo anche quelle. E stiamo per presentare, quasi completata, un'app invece, che al momento è solo per Android, ma ormai poi sarà anche per Apple, per i familiari sempre dei malati di demenza, che appunto potrà servire sia per essere costantemente aggiornati, per essere in contatto con noi, per avere informazioni. E quindi questo è attualmente il nostro impegno. Allora, abbiamo una telefonata, spero che sia breve perché poi dobbiamo dare giusto gli ultimi ragguagli per la borsa che dona. Prego. Pronto, buongiorno. Una domanda che non c'entra niente con l'associazione. Se qualora dovessimo passare in zona gialla durante le feste, sarebbe possibile muoversi all'interno della regione, al di fuori del proprio comune, intendo? Penso di sì, se si torna in gialla sì. Perché dicevano le regole che ci si potrebbe muovere solo per raggiungere i familiari o per motivi di lavoro o altre necessità importanti? Credo in gialla che dovrebbe essere però possibile, se non ricordo male. Libera la circolazione. Libera, se si è in zona gialla. Anche durante le feste? Oddio, là bisognerebbe allora però, no, ho capito quello che intende, bisognerebbe aspettare di vedere che cosa sarà il prossimo DPCM. Nel DPCM che dovrebbe uscire il 3 di dicembre, se non mi sbaglio, e che regolerà proprio le feste. Potrebbe essere che per le feste ci siano delle restrizioni in tal senso, però bisogna aspettare il DPCM.
dicevano che ci si potrà muovere solamente per raggiungere i familiari. Dicevo, bisogna allora aspettare di vedere che cosa dice questo DPCM, perché adesso come adesso si sente di tutto e di più. Questo DPCM dovrebbe uscire il 3 o il 4 di dicembre. Quindi se si è in gialla, se si torna in gialla, si circola senza problemi. Se non cambiamo in rossa. Però potrebbe darsi che appunto magari per le feste ci sia qualche ulteriore restrizione, proprio per evitare di commettere gli stessi errori che si sono commessi, diciamo, a Ferragosto, eccetera. Va bene? Ok, allora ricordiamo l'appuntamento, insomma l'appuntamento, ricordiamo l'iniziativa, la borsa che dona a partire dall'1 di dicembre, no? Mm-hmm. Sul sito The Banfield, www.thebanfield.it, oppure si può telefonare in associazione allo 040 36 27 66 tutte le mattine fino all'1. E prendere eventualmente appuntamento per venire a acquistare in sede, in sede. Allora, scegliere in sede. Grazie a Tiziana Squarcina per essere stata con noi, vicepresidente dell'Associazione The Banfield. Grazie a voi. E ci vediamo alle 17. No, sì, ricordatevi che alle 17.30 c'è Trieste in diretta. Quest'oggi vi raccontiamo la storia, diciamo così, del Caravaggio triestino. E poi ci vediamo 19.30 fino alle 21 e poi Ring. Grazie a tutti, buon pomeriggio.